Ma no, certo, la domanda però, perché però cerchiamo di dare qualche risposta. Io conosco la tua penna, io sono una garantista, però in questo caso si tratta anche di alcune leggi morali. No, ti dico questo. Il coraggio di queste ragazze, non me la fa la domanda. Fammi finire, Filippo. Le leggi morali, sono stata zitta fino ad ora. Ti devo fare una domanda, abbi l'educazione di ascoltare. Queste ragazze hanno coraggio perché una cosa è denunciare un povero Cristo qualsiasi che vive in periferia. Altra cosa in questo paese è denunciare un magistrato. E tutto il sistema di protezione che ne deriva, e tu dovresti sapere, non è facile incolpare un magistrato che per tanto tempo è stato riferimento delle scuole, ha indovinato molti concorsi, d'accordo, ha formato molti magistrati, un magistrato rispetto al quale sono state fatte delle denunce, non sono state fatte nessuna perquisizione, mentre in altri casi si perquisisce e si acquisiscono quei documenti per scoprire quali magistrati oggi fanno i magistrati e noi non ci sentiamo tutelati perché hanno accettato quel sistema, perché la tua paura è la mia paura e mi chiedo perché non sia stato fatto. Io non ho paura, no. Allora paura. Filippo, ti faccio una domanda. Si denunciano i reati, non sappiamo se ci sono stati reati. Fine. L'hanno denunciato, fine. Ti faccio una domanda però. Tu fai il giornalista. Si denuncia il racket, se tu avessi una scuola di formazione giornalistica per far superare alle tue colleghe gli esami come giornalisti e dessi quei dress code, quelle regole, quelle indicazioni che ha dato questo magistrato, Filippo Facci lo farebbe? Avrebbe quella scuola di formazione dando il contratto sessuale, la minigonna, il fidanzato, il controllo di Facebook? Filippo Facci, io risponderei che sono fattacci di Filippo Facci, perché finché uno non viola la legge, e qua, il punto è tutto qua. Ah, quindi un magistrato che giudica della nostra vita può fermare altri magistrati stabilendo che si deve mettere la minigonna o inginocchiarsi a lui chiedendo scusa per fare il magistrato. Io mi alzo, me ne vado da questo paese, perché ho paura che quel magistrato mi venga a me a controllare e a decidere la mia vita.